la vedo in un bar. Noi abbiamo già raccontato le difficoltà di questi piccoli imprenditori che insomma rischiano la chiusura, hanno bollette altissime. Dove ti trovi, Rebecca? Sì, Giorgia, ci siamo spostati, siamo all'interno del Caffè Le Rose, per capirci, siamo a un passo dalla stazione e dalla Basilica di Santa Maria Novella. Siamo con Aldo Cursano, che è imprenditore, proprietario di diversi locali, ma è anche presidente FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e presidente Confcommercio Toscana. Qui lo conoscono tutti i commercianti praticamente, della Firenze e della Toscana. Volevamo partire da questa lettera che è arrivata al signor Aldo dal fornitore del latte. Che cosa dice questa lettera? È l'ennesima lettera che ci informa che ci saranno in automatico gli aumenti a tutti i latticini e non è la prima del latte e non è la prima di tutti i fornitori. Vengono e ci fanno la comunicazione formale e dal giorno dopo in fattura noi ci troveremo e ci continueremo a beccare lo scarico di ogni fonte di costo e noi abbiamo la malgradita compito di poi raccontare ai clienti quando vengono a prendere questo benedetto caffè o cappuccino e Ma noi ci costa di raccontare più gli il affitti, le cappuccino? fonti energetiche. Ci costa di più il Esattamente, ci costerà di cappuccino? più il cappuccino. Ci costa già adesso di Guardi, più il cappuccino. al momento, come potete constatare in tutti i bar italiani, l'aumento è stato sotto l'inflazione. Il problema è che aumenti delle fonti energetiche, che sono così fondamentali, ricordate che una macchina del caffè assorbe 4 kW. È chiaro che se noi non avremo un sostegno, un abbattimento, una compensazione, tutte queste fonti di costo vanno Finiranno su su di quel voi. benedetto caffè. E in un certo qual modo siamo qui dal dottor Cursano proprio per capire una cosa, perché Cursano ha praticamente attuato una specie di razionamento, di ridimensionamento della sua attività proprio per risparmiare energia. Cursano, che oltretutto è anche fautore della mobilitazione delle bollette in vetrina di cui abbiamo parlato. Che strategia ha adottato? Il contenimento di ogni fonte di costo, abbiamo ridotto gli orari fino alle ore 16, Dalle 6:30 alle 16. Cioè lei abbiamo chiude alle ridotto i 16? processi produttivi Signor Aldo, lei chiude alle alle 16, quindi ho 16, capito sì, bene? E prima a chiudo che ora alle 6, chiudeva? ha capito con alle 22, semplicemente ho eliminato un turno di lavoro. Ha eliminato l'aperitivo, che comunque insomma. Bisogna scegliere le fasce che ognuno di noi considera più produttive o che siano, o che stiano in piedi e abbiamo attuato anche una riorganizzazione del menù, dei processi produttivi, E qui li cercando di vediamo sia il menù che prediligere piatti freddi, questo mi diceva Aldo piatti Cursano. freddi, perché adesso vedete panzanella, couscous, pasta fredda, prosciutto Poi e melone, perché però poi carpacci, d'inverno insalate. sarà complicato, signor Cursano, infatti chiede Ma perché stiamo facendo questa grande mobilitazione? Perché mentre adesso, vedi, abbiamo quasi tutti spento l'aria condizionata, apriamo le porte, chiediamo il sacrificio ai nostri clienti, perché, ripeto, a noi merita offrire il caffè e far pagare l'aria condizionata alle persone. Perché siamo arrivati a un paradosso che da un costo accessorio che faceva parte di una politica dei prezzi ci troviamo con una situazione fuori bilancio, fuori preventivo, che mette in ginocchio il nostro modello e a rischio, credetemi, è la casa fuori casa degli italiani, perché il bar, il ristorante. È l'estinzione della casa. Lei mi diceva 400.000 aziende. Volevo darti due numeri, 400.000 aziende, più di 1.200.000 dipendenti Nel nel nostro vostro modello modello. distributivo Lei in ha tutto dovuto il anche mandare a paese, casa per ridimensionare, su 9,5 ne sono avendo rimasti. ridotto non c'è nulla da fare, signori. Cioè, noi si vive di economia, non di Spirito Santo, non di politica. Quindi le entrate e le uscite devono produrre un risultato. Se abbiamo la tendenza della perdita, noi si fallisce. E oggi è a rischio il modello produttivo e distributivo del nostro Che cosa chiedete? Allora, Forse Giorgia vuole. Giorgia! Sì, no, È la fai concludere soluzione, il signor perché lei è Aldo, che però vorrei risparmiatore. restasse un po' con noi, perché restate un attimo là, Io Rebecca, perché penso, io. Prego, prego, signor Aldo, prego, abbiamo un po' di ritardo. penso che oggi la priorità del Paese è quella di salvare le imprese, il nostro modello produttivo e distributivo, perché con queste impennate siamo tutti Di destinati a quanto è cresciuta la sua soffondere e bolletta, mi signor creda. Aldo? La facciamo vedere Eccola subito. qua.
Ormai noi guardiamo un bolletto tutti i giorni, perché io ancora sono tra i fortunati, perché da una media di 1550 sono andato a 3690, e quindi tendenzialmente le posso confermare che è tra i fortunati, sì, perché abbiamo visto quella della sua collega Andreina Sieni una settimana fa molto più alta, poi la mostriamo, la prendiamo bene come paradigma noi ormai da giorni. Allora io ieri... Sa, quando ci sono i laboratori, che assorbono 8-10 kW, quando ci sono ambiti ampi per poter conservare, trasformare il prodotto, somministrarlo, c'è bisogno della fonte energetica come l'aria per respirare. Ecco perché certe attività sono andate al 500%, non al 230% come a me. Noi, signor Aldo, aspetti qualche minuto con noi, posso raccontare la mia piccola esperienza personale. Ieri sono andata in un negozio importante del centro di Roma, grande, di